Ci sono famiglie nei borghi delle prealpi venete che al lavoro dei campi, alla raccolta del fieno o al taglio della legna, aggiungono quello antichissimo dell'uccellagione. Non si tratta di un passatempo, è un lavoro abile e paziente di mesi e mesi. Preparare un'uccellanda da queste parti è come preparare reti nei paesi marini. Qui d'inverno si mangia la polenta con gli osei e gli osei bisogna pure procurarseli in qualche modo. In questi casolari trovate gabbie di ogni forma, gabbie quadrate e gabbie a goccia, stampelle per civette giocoliere, spaventacci che in gergo locale chiamano anche sludri. La gestazione di una civetta giocoliera prende lunghe settimane e anche mesi. La bestiola viene legata con delle apposite bretelle al piede e lasciata libera nei movimenti. Così, comandata a distanza, deve imparare a scendere e salire dal trespolo con svolazzi e moine per attirare gli uccelli. Un gioco che si farà in autunno, quando si apre la stagione della caccia. Oltre alla civetta, alle reti e a tutti i bizzarri arnesi da uccellagione, occorrono abili canterini di varie specie, appositamente ammaestrati per richiamare gli uccelli di passo. Lucarini, pepole, ortolani, frosoni, cardellini, zuffoli, crocieri, montani, tordi e soprattutto fringuelli. Fringuelli già esperti di gabbia, i vecchi, devono insegnare ai nuovi venuti, ai fringuelli giovani, a rassegnarsi a star chiusi. È sui giovani che si appuntano le speranze dell'uccellatore. Col mese di aprile giunge il momento di rinchiuderli al buio per bloccare così il loro canto d'amore. È necessario che perdano la nozione del tempo e delle stagioni, perché quando usciranno alla luce confondano l'autunno con la primavera e cantando come fosse a primavera ingannino gli uccelli di passo. Nel frattempo, in questa stanza debbono imparare a bere e a mangiare al buio cui vengono gradatamente abituati. Sentendo cadere il mangime dall'alto, riconosceranno questo rumore. È la teoria dei riflessi condizionati. Bisogna dire che i contadini che li sottopongono a tali sforzi di memoria non sono meno bravi degli scienziati che educano scimmiette e cagnolini per i voli spaziali. Anche l'acqua, cadendo dall'alto, rievoca le fresche sorgenti, le polle e i ruscelli dei boschi. Dopo giorni e settimane di questa educazione nell'ombra, finiscono con l'assuefarsi. Il rumore li attira verso il bevarolo, nonostante il disagio del buio. Nei primi giorni la famiglia cerca di ricreare attorno a loro l'ambiente del bosco per invogliarli a vivere, per non farli crepare di malinconia. Il vecchio canta da tordo e tutta la famiglia parla il linguaggio degli uccelli. Thank you.
Li hanno abituati a rimanere nell'ombra, un'ombra sempre più fitta, finché anche l'ultimo barlume di luce viene a mancare del tutto. Fuori ci sarà il sole dell'estate, ma questi uccelletti credono di essere in inverno e rimangono con la voglia di cantare, una voglia che sarà appagata in autunno. E non sanno che proprio il loro canto d'amore sarà un tradimento per gli uccelli migratori che vengono dalle lontane terre del nord, che calano come i turisti verso il nostro meridione, che arrivano persino dalla Siberia e dalla Mongolia, dalle lontane steppe di Turgenev e di Gengis Khan. Sono entrati in questa scuola del buio all'inizio della primavera e ne usciranno ad ottobre, alla stagione dei passi. È autunno e la grande trappola, l'uccellanda, è stata montata. Le gabbie coi richiami sono state sistemate all'interno, fra i rami degli alberi, mimetizzate dall'alto, in modo che gli uccelli di passo non le scoprano, ma da quel piccolo e strano bosco sentano levarsi il canto d'amore. E infine non rimane che attendere. Un'attesa paziente di ore e giornate, dove tutti scrutano il cielo, pronti a cogliere l'attimo febbrile in cui l'innocente preda apparirà sulla misteriosa via della migrazione. Arriva lo stormo e tutto d'improvviso si mette in movimento. Tra cielo e terra il dialogo canoro degli uccelli diventa frenetico. Alla civetta viene comandato di muoversi sul trespolo per far squinquinnare i fringuelli opportunamente disposti intorno. Si sa che i fringuelli in particolare stanno al gioco della civetta e si lasciano attirare nella sua orbita. Non tutti cadranno nella trappola, ma i più avventurosi, i più inesperti, si lasceranno ingannare. Dalla torretta di comando, l'uccellatore lancia i suoi sludri. Vedendoli roteare con violenza, gli uccelli di passo, posati nell'uccellanda, li scambieranno per falchi. Terrorizzati e nella speranza di fuggire a quel falso pericolo, cadono nella rete. Un canto d'amore li ha traditi, un falco immaginario, ed erano scesi quaggiù per svernare.